Il sindaco Adalberto ha detto che le vere vittime sono i cittadini che non erano dentro quell'aula oggi. Vabbè, il sindaco Adalberto ormai si è imparato quella frase, ripete sempre la stessa su qualunque contesto. Il sindaco Adalberto sarebbe dovuto rimanere con noi, in modo che sentiva anche dopo che ha fatto delle diciamo considerazioni anche sul piano industriale, eccetera, anche le risposte del CDA, anche della Presidente, quindi sarebbe stato un po' più corretto forse. Un piano industriale che prevede 90 milioni di euro lordi di investimento, di cui 33 milioni di euro del RUZ. Sì, è ambizioso ovviamente, ma ormai non si può aspettare più. Guardate, le reti sono tutte obsolete, c'è un problema sulla costa che sappiamo tutti quanti, anche per quanto riguarda le acque, quindi gli investimenti vanno fatti, non c'è niente da fare, quindi ormai non possiamo più aspettare. Questo CDA è in grado di fare questo, secondo me, e fra 3 anni, quando tireremo le conclusioni, diciamo, rispetto agli investimenti fatti sul territorio, io penso che ne vedremo delle belle, perché ho visto il programma. A proposito di CDA, quindi conferma Cognitti Grotta e con l'ingresso di Alberto Fagotto. Assolutamente sì, votata all'unanimità dei sindaci che sono rimasti ad ascoltare anche le motivazioni. Tra cui anche Crognaleto è rimasto intelligentemente. Potremmo sintetizzare tutto come previsto. Assolutamente sì, vabbè, lo sapevamo, insomma, perché poi basta parlare con i sindaci e vedere un attimino le considerazioni fatte su questo presidente, ma in passato, che non si può dire questo presidente è bravo, è bravo, è bravo, e poi alla fine venire qui e non volerlo votare o provare a inserire alcuni tasselli. Io mi dispiace per il sindaco, io ho fatto anche l'intervento dentro, ho detto praticamente per fare considerazioni, ma per fare anche gli accordi che ci possono stare, assolutamente sì, forse avrebbe dovuto evitare quella conferenza stampa, a mio giudizio molto brutta, e probabilmente da sindaco capofila o da sindaco della città più importante convocare i sindaci, tutti i sindaci, e fare un ragionamento più ampio. Assolutamente sarebbe stato legittimo da parte sua. Ma in realtà si è provato a fare l'accordo al foto finish. Però non mi risulta, forse io non c'ero. E perché non avete accettato quel rinvio chiesto oggi, che forse poteva essere proprio propedeutico ad un dialogo ulteriore? Perché lo statuto prevede un rinvio di 5 giorni e ogni volta che andiamo nei contesti o ci sono, diciamo, riunioni di sindaci, viene proposto assolutamente il rinvio a prescindere. Ora, se non si è riuscito a trovare una quadra nei 10 giorni precedenti, non capisco come si fa a trovare una quadra con il sabato, la domenica e ulteriori 3 giorni, perché di fatto entro 5 giorni va riconvocata l'assemblea, con il problema che magari molti sindaci possono avere anche degli impegni. Non è detto che io da qui a 5 giorni magari ho l'agenda piena, non io forse, ma qualche sindaco un pochettino più importante di me magari sì, e quindi mi è sembrato corretto. Poi ogni volta c'è questa richiesta di rinvio, di ogni volta non bisogna rinviare, c'è tempo per fare le cose. Ripeto, se il sindaco di Teramo non avesse pensato a fare le conferenze stampa per accontentare qualche suo magari consigliere e ci avesse convocato, probabilmente non sarebbe stato questo l'epilogo. Questo è un bellissimo epilogo, a mio giudizio. I sindaci rimasti, credo 26, 27 quote, non so quanto, all'unanimità hanno votato per questo CDA. Quindi va bene così. Chi è Fagotti?